Merano Wine Festival. Siamo con due personaggi, direi, di una certa importanza, perché il nostro Giorgio Grai è un maestro del vino e poi abbiamo il nostro Toscani, che invece è un grande maestro della comunicazione. Di cosa parliamo? Parliamo di vino e di Merano. Beh, questa manifestazione cosa vale? Beh, vale intanto per fare conoscere a un grande pubblico una serie di vini molto gradevoli, di piacevole fattura, che danno delle grandi emozioni. Grandi degustazioni e degustazioni attente non si possono fare perché c'è molta gente, ma comunque è un polo di attrazione di persone, di appassionati, di curiosi che vogliono scoprire questo mondo del vino, che è molto più importante, molto più complesso e molto più emozionante di quanto normalmente si creda sia. Qui abbiamo il nostro Oliviero, che da un po' di anni che frequenta questa manifestazione. Beh, io produco del vino, io non faccio il vino, faccio produrre a dei tecnici al giorno d'oggi. Sai, quando dico Toscani fa il vino, il briefing è tuo. No, io so solamente che vino mi piace e basta. Comunque è chiaro che vino è comunicazione. Mi dice, cosa state parlando di vino? Comunicazione. Il vino è comunicazione, è uno dei bei mezzi per comunicare, è volersi bene. Il vino è un segno d'amore, no? È anche uno sperare nella natura, nel futuro, si mette in bottiglia per un futuro, non è, il vino non è mai una cosa del passato. No. Ma il mondo del vino è così limpido come sembra o si potrebbe fare di meglio? Beh, indubbiamente è uno dei mondi delle eccellenze italiane, nel mondo del vino in Italia c'è della gente incredibile, eh? Non abbiamo da imparare da nessuno, come in tutte le cose in fondo, l'Italia produce delle eccellenze, poi esiste una mediocrità, diciamo quella della politica, che purtroppo fa sì che questa sia poi l'opinione dell'Italia, ma in Italia ci sono delle eccellenze incredibili e quindi è bellissimo andare in giro a scoprire in ogni mestiere. Adesso io conosco, a qualche anno, il mondo del vino, ho conosciuto delle eccellenze fantastiche. Guarda chi c'è qui, per lui adesso ho scoperto che è un grande pilota di automobili, adesso decidiamo di fare la mille miglia insieme, giusto? Faremo la mille miglia insieme. Giorgio Grai, quando è la prima volta, se ti ricordi, che hai bevuto il primo sorso di vino? Da bambino, perché sono nato in albergo e riuscivo a rubare i bicchieri di buon vino ai caposervizio e quindi ho seguito tutta questa situazione. La mia grande fortuna è di conoscere molto bene la gastronomia e essere vissuto in albergo, di avere fatto apprendimenti in giro per il mondo e ho avuto anche da giovane la possibilità di bere le grandi bottiglie che esistono. Per quello che hai chiesto prima, effettivamente ci sono due facce del mondo del vino. C'è una porzione di grandissimi personaggi che hanno sofferto, e soffrendo si fa bene, hanno sofferto per fare al massimo quello che la vigna può dare, e poi c'è un mondo che è soltanto un mondo di carattere commerciale, di marketing, che segue le mode, e alle volte noi troviamo delle correnti di moda che presentano dei vini chiamati grandi vini, ma che tutto sommato sono dei vini corretti, tecnicamente a posto, perché la tecnologia oggi noi l'abbiamo, ma bisogna saperla usare e interpretare. La tecnologia non è tutto. Sei andato in giro per il mondo, sei un maestro di vino, ma un maestro di vita. Che cosa vogliamo dire ai giovani di oggi che vogliono tutti fare lo chef? Ci sono alternative? Allora, ci sono dei cuochi. Io oggi sono qui perché sono presidente della commissione del premio Godio. Godio è andato a 2000 metri e ha fatto delle cose straordinarie. Noi abbiamo dei mentori che ci hanno lasciato dei compiti da portare avanti. Noi abbiamo Mario Soldati, che negli anni 55-56 già parlava delle eccellenze italiane, negli anni 60 ha scritto il libro Vino al Vino. Ci hanno lasciato dei compiti da portare avanti e io direi ai giovani di pensare in proprio, di
impiegare la propria sensibilità per scoprire delle cose che la natura ci ha dato e che sono meravigliose e che virtualmente non possono essere trasmesse. Oliviero, tu sei stato un giovane che è andato controcorrente tante volte. Vogliamo anche dire qualcosa ai giovani di oggi? Ma io devo dire niente. No, siccome fa in primo piano. Quando noi eravamo piccoli non c'erano i giovani. Tu ti ricordi che gli altri dicevano cosa facciamo per i giovani? Per noi? Mai. Cos'è questa storia che dobbiamo fare per i giovani? Io sono qua che aspetto cosa fanno i giovani per me. Io quando ero giovane devo fare per i vecchi. Ho dovuto prendere la casa dei miei genitori, e adesso devo continuare a fare per i giovani. Ma io sono qui che aspetto di vedere cosa i giovani faranno di nuovo. Ho voglia di vedere il mondo cambiarsi, evolversi. Non è inutile che se noi diciamo noi cosa fare i giovani, gli diciamo di fare qualcosa di vecchio. No, smettiamola di dire aiutiamo i giovani, che sarebbe sta menata. Ma aiutiamo i giovani, che i giovani mi aiutino, sono qua, vi aspetto giovani, forza, datevi da stare, muovete il culo. Noi possiamo regalare la nostra esperienza. Io devo sottolineare una cosa, che ho avuto la fortuna di imparare dai miei i doveri che io ho. E noi non ci siamo dimenticati di dire ai giovani che hanno dei doveri, non solo dei diritti. Oggi si parla solo di diritti per tutti, nessuno pensa ai doveri che noi abbiamo, doveri nei confronti di noi stessi, della famiglia, della società, dello Stato, della natura. Il dovere è quello che dovremmo dire ai giovani di imparare. Noi abbiamo dei doveri prima di poter godere di diritti. Potrei dare un'idea ai giovani? Per esempio, venuti in mente adesso, 40% dei giovani non lavora. Bene, cosa fa? Sta sul divano, cosa fa? Si annoia, fa vedere il telefonino. Bene, si alzi e vada a produrre lavoro bianco. Domani si presenta il 40% dei giovani italiani, vanno, noi lavoriamo gratis, non vogliamo soldi. Tutti quanti noi con i capelli bianchi abbiamo lavorato gratis da ragazzini. No, ma penso un po', se i giovani dovessero fare questo, mettono in crisi il sistema capitalistico in 3 mesi. Dobbiamo organizzarci. Dobbiamo cominciare a produrre, i giovani avrebbero in mano la possibilità di fare una rivoluzione del lavoro, perché invece questa storia dello stipendio, questi sindacati che hanno demonizzato il lavoro, l'hanno demonizzato, ci si esprime lavorando, mica in vacanza, ci si esprime facendo le cose, 40% di giovani che non si esprime, è drammatico, quindi si alzino e si esprimano, lavorando e facciano, buttino per aria il sistema del lavoro. Impiegando le proprie idee e la propria testa. Grazie. Grazie a voi. Lavoro bianco contro lavoro nero.